Martedì 30 aprile, buongiorno Sicilia, Michele Cucuzza e Angelo Gagliano. Oggi parleremo delle iniziative dei sindacati per il 1° maggio, poi del piano d'azione richiesto dalla Coldiretti contro la siccità che imperversa nella nostra regione e ancora di COMUSI, che è una parola siciliana che in questo caso è un acronimo, vuol dire coesione musicale siciliana. Ma prima di tutto le notizie delle ultime ore: ci sono state purtroppo due incidenti mortali sulle strade siciliane nella serata di ieri in una borgata di Marsala. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo dopo aver sorpassato un'auto e poi si è schiantato contro un'altra auto, un'altra vettura in sosta. Altro incidente nel pomeriggio: un ragazzo di 23 anni è morto nello scontro tra una macchina e un tir sull'autostrada A20 tra Rocca di Caprileone e Brolo in direzione di Palermo. Purtroppo notizie tragiche. Veniamo al processo per lo stupro di gruppo al Foro Italico a Palermo. No al rito abbreviato per i 6 accusati di questo stupro. I legali lo rifiutano perché il giudice non ha accettato le condizioni poste da loro. Che cosa chiedevano? Chiedevano l'audizione di nuovo da capo della vittima, cosa che era stata già fatta in una seduta a parte. E l'avvocata della ragazza ha detto: tutto ruota attorno al consenso che non c'era. Continuano a dire che lei era consenziente, invece non è vero. Il 15 maggio inizio del processo, vediamo. No del GUP Cristina Lobue. Durante l'udienza preliminare al Tribunale di Palermo a quasi tutte le condizioni poste dai legali dei 6 maggiorenni accusati dello stupro di gruppo al Foro Italico a Palermo lo scorso luglio, dietro la decisione degli avvocati di non accettare la prosecuzione del processo in abbreviato. Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Cristian Maronia, Samuele La Grassa ed Elio Arnao saranno così processati con rito ordinario per violenza sessuale aggravata. Il processo si aprirà il 15 maggio davanti ai giudici della seconda sezione del Tribunale di Palermo. La strategia difensiva volta a screditare la vittima ha trovato dunque ostacolo nella decisione di respingere in primis la condizione di una nuova audizione della vittima all'epoca 19enne su circostanze specifiche emerse che le difese vogliono inserire nel fascicolo convinte che possano alleggerire le posizioni degli imputati, come una presunta chiamata di 29 secondi ricevuta dal telefono della vittima, audio e messaggi vocali provenienti da terze persone. La GUP ha negato anche la condizione chiesta di ascoltare una terza persona che la notte dello stupro ha avuto un contatto con la ragazza. È stato accolto soltanto l'ingresso di uno sbobinamento di presunte telefonate di cui non si sa neanche il contenuto, nelle quali che secondo gli avvocati della difesa screditerebbero la credibilità appunto della mia assistita, in quanto la mia assistita aveva detto che in prossimità di quelle ore non aveva telefonata. Io non credo che ci siano grandi spazi, perché qua si tratta di violenza, consenso sì o consenso no. Oltre ai 6 maggiorenni per lo stupro del Foro Italico è già stato condannato a 8 anni e 8 mesi l'unico del gruppo minorenne la notte della violenza, adesso anche lui maggiorenne. Adesso vediamo gli aggiornamenti nell'inchiesta sulla corruzione, quella della Procura di Palermo. Ad Agrigento un funzionario del Comune ha confessato di aver intascato delle tangenti per favorire una cooperativa di servizi socioassistenziali, quindi lui prendeva i soldi e poi favoriva questa cooperativa. E nell'inchiesta, come ricorderete, era stato arrestato il capo dei vigili urbani di Agrigento. Le tangenti intascate anche nel bagno di un ristorante. È la confessione fatta da uno degli indagati nell'inchiesta sulla cooperativa Nido d'Argento che ha portato all'arresto del comandante della polizia locale di Agrigento, Gaetano Di Giovanni. Aldo Raimondi, così si chiama il responsabile del settore politiche, sociali e culturali del comune di San Cataldo, finito nelle scorse settimane ai domiciliari, avrebbe parlato di mazzette incassate anche nei parcheggi di un noto negozio di abbigliamenti, ma anche nel bagno di un ristorante, e di soldi ricevuti tra i bigliettini del Gratta e Vinci. La somma monterebbe a circa 15.000 euro e il tutto ruoterebbe intorno alla cooperativa Nido d'Argento e all'imprenditore Giuseppe Gaglio, l'ideatore del fenomeno turistico Borgo Parrini. Raimondi si prodigava per accelerare i pagamenti in favore
favore della Nido d'Argento, che gestiva alcuni servizi di assistenza sociale. Il comandante della Polizia Municipale, nonché capo di gabinetto del sindaco Francesco Micciche, si trova attualmente ai domiciliari di Giovanni, 59 anni, all'epoca dei fatti, ovvero nell'estate del 2021. Era dirigente del distretto sociosanitario di Agrigento ed è accusato di aver favorito l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti alla società Medea e l'affidamento dei servizi socioassistenziali nei comuni di Santa Elisabetta e di Agrigento alla cooperativa Nido d'Argento, ricevendo dai rappresentanti della società la somma di 7.500 euro. L'inchiesta dei carabinieri di Palermo, coordinata dalla procura diretta da Maurizio De Lucia, su un giro di mazzette pubblici ufficiali in cambio di appalti, ha portato a 11 misure cautelari lo scorso 11 aprile. E purtroppo tra i giovani regge ancora il mito della mafia invincibile. Lo conferma un questionario, quello del Centro Pio La Torre, secondo cui per un giovane su due il fenomeno mafioso non può essere sconfitto. Vediamo i particolari. Gli arresti eccellenti, blitz antimafia, le inchieste non scalfiscono il mito della mafia invincibile. Tra i giovani sono ancora tanti quelli convinti che la partita Stato-mafia resti ferma sull'1-0. Lo conferma il questionario destinato ogni anno dal Centro Studi Pio La Torre agli studenti delle scuole di secondo grado di tutta Italia. Alla domanda «La mafia può essere sconfitta?», rivolta a 1.578 studenti dai 14 ai 21 anni, soltanto il 20,6% dei giovani interpellati ha risposto in modo positivo. Quasi la metà, il 49,8%, ritiene invece di no. In pratica uno su due. Un terzo non ha un'opinione precisa. Solo uno studente su cinque, in sostanza, pensa che la mafia possa essere messa definitivamente fuori gioco. Le domande che ci pongono i giovani su come migliorare la lotta alle infiltrazioni mafiose e come colpire corruzione e clientelismo non possono restare senza risposte, dice Loredana Entroini, presidente del Centro Studi Pio La Torre. Gli studenti rispondono così perché non hanno fiducia nelle istituzioni, aggiunge Vito Lo Monaco, presidente emerito del centro. Il nostro progetto educativo si rivolge a loro per una partecipazione alla vita politica dal basso. L'obiettivo è condividere la fiducia di Giovanni Falcone, quando diceva: «La mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà una fine». Adesso è il momento della rassegna stampa con Angelo Gagliano. Bene, partiamo con la prima pagina della Sicilia di Catania. In testa ancora una volta i soldi per il turismo, i voucher, il record di Mangia, 1,1 milione di fondi di Sicily, noi con Fratelli d'Italia, amici di tutti. E poi la violenza alla Fuori Italia, che abbiamo sentito prima in servizio, processo ordinario per lo stupro di gruppo, il giallo delle telefonate, qui faceva riferimento anche il legale della giovane abusata. E poi la cerimonia di Cinisi, l'omaggio impastato e la sfiducia agli studenti, mafia più forte dello Stato, per l'appunto quello che abbiamo appena finito di ascoltare. Poi i due fatti, i due titoli principali di oggi della Sicilia: Meloni Schlein in scontro aperto, atteso il duello in TV tra le due leader, mentre Vannacci medita sull'idea di inserire nella scheda elettorale la dicitura generale, così per essere insomma individuato forse con più facilità. Dall'altra parte c'è la fotonotizia: crescete e moltiplicatevi. I vescovi siciliani, da Papa Francesco, c'è la denatalità tra le emergenze da affrontare. Il tema del primo maggio porta lavoro, sgravi per chi assume giovani, donne al sud, e questo è il decreto che oggi dovrebbe essere varato in Consiglio dei Ministri e dal governo. La sanità regionale, c'è la fumata nera però sui budget, ora visite a pagamento, non ci sono fondi per i laboratori e comunque convenzionati con le strutture convenzionate. Adesso poi c'è un bel progetto che si chiama Non solo Mizzica, a lezione di dialetto siciliano, già selezionati 65 istituti, quindi il siciliano torna, diciamo, prepotentemente di moda. Le pagine interne, parliamo dei voucher, quindi l'inchiesta Sicily, il record del gruppo Mangia alle nove strutture dell'azienda palermitana, 1,1 milione per i pernottamenti, vuoto per pieno, 15,7% dei 7,1 milioni della regione e tutte le 574 imprese destinatarie di aiuti. Questi sono i numeri che vengono fuori da
da questa inchiesta che continua comunque il collega dalla Sicilia Mario Barresi, che ha portato evidentemente a galla questa situazione. Poi la Corte dei Conti, fra le altre cose, ha avviato proprio la sua inchiesta. La Sicilia, secondo i vescovi, preoccupa la denatalità. La delegazione della Cesi, ricevuta dal Santo Padre, in una relazione virtù e criticità sulle realtà pastorali nelle diocesi. E poi ancora, Patrick Zaki alla Corediennà incontra studenti e giornalisti. Ancora, vedete, ne abbiamo parlato nel corso dei nostri telegiornali ieri, impastato 100 passi verso un altro futuro, ma per gli studenti mafia più forte dello Stato. Andiamo a vedere, sempre dalle pagine interne, la cronaca con lo stupro di gruppo, no all'abbreviato. I difensori dei 6 imputati rinunciano al rito per la mancata ammissione di un test chiave. Legale della ragazza si vuole screditarla. E ancora, sempre per quanto riguarda i processi, la procura chiede una perizia per la giovane mamma assassina. La Corte d'Assise scioglierà la riserva il prossimo mese, messi a disposizione alcuni filmati per questo altro tragico avvenimento. Siamo sempre nelle pagine interne, abbiamo parlato prima dalla prima pagina. Il dialetto siciliano rientra a scuola. Sono stati stanziati dalla Regione 400.000 euro per la diffusione e la promozione della lingua in tutti gli istituti. Previsti finanziamenti per studi e ricerche, associazioni culturali, incontri e giornate sulle tradizioni popolari. Tutto questo chiaramente finanziato dalla Regione. Adesso siamo alla prima pagina del Giornale di Sicilia. 2 miliardi fermi nei cassetti, cerchiamo di scoprire di cosa si tratta. Pastoie burocratiche bloccano i fondi che la Regione doveva versare a imprese e dipendenti entro il 2023. C'è l'ira di Schifani contro i dirigenti, recuperate i ritardi o perdete il posto. È diretto il Presidente della Regione. E non è la prima volta. Lo scorso anno cifre saldate solo in estate, nel mirino soprattutto i dipartimenti energia e territorio e infrastrutture. Poi ancora, sempre dalla prima pagina del Giornale di Sicilia, contributi senza gare, i 103 enti esclusi rincarano le accuse, finanziamenti a pioggia per gli spettacoli. Si apre una guerra giudiziaria al TAR contro il sistema degli emendamenti dei deputati all'ARS, ridotto invece il budget in palio per chi partecipa al bando. Altra notizia con una foto associata, il ricordo di Pio La Torre, avanti con le sue lotte, inaugurato un murale a Palermo, manifestazioni della CGL, Landini all'attacco, sugli appalti favorite le logiche mafiose, De Lucia critico sulla riforma delle intercettazioni, a Cinisi completati i lavori nel casolare dove fu ucciso Peppino Impastato. Sempre sulla prima pagina del Giornale di Sicilia, il caso del Foro Italico, gli imputati per lo stupro rinunciano al rito abbreviato. E qui lasciamo il Giornale di Sicilia, siamo adesso sulla prima pagina dell'edizione di Palermo di Repubblica, via alla stagione balneare fra traffico e incompiute, Mondello, lidi pronti a partire, slit restyling della piazza, il bis dell'isola pedonale Mini, poi Sferracavallo, acque non più inquinate, ma il divieto finora resta, molte auto e pochi vigili, quello che si può osservare. Poi, vedete, c'è la proposta, intitoliamo anche questo istituto a Pio La Torre. A sinistra c'è il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, che ha chiesto di intitolare a Pio La Torre l'istituto Vittorio Emanuele III. Sempre dalla prima pagina del quotidiano Repubblica, edizione proprio di Palermo, negli enti di formazione graduatorie nascoste e precarietà dilagante. Allora, questo tema lo andiamo ad affrontare magari con le pagine interne di Repubblica, perché si parla di un caso, graduatorie nascoste, precarietà dilagante, enti di formazione nel mirino dei sindacati, segnalazioni alla Regione su Euroform e Eris, che si sono aggiudicati quasi la metà dei 31 milioni dei fondi a disposizione. Poi l'ARS ha frenato il monopolio, ma i soldi tardano. Sempre dalle pagine interne,
Il tema chiaramente arriva l'estate e quindi il mare diventa sempre più meta dei vacanzieri. Mondello è pronta ai primi tuffi, Sferracavallo pure, ma è SOS Traffico. Domani c'è il via ufficiale alla stagione balneare, a Valdesi si replica la mini isola pedonale. Vedremo se si troveranno delle soluzioni, ma vedete, il mare proibito, Romagnolo, la spiaggia tradita, tarda l'opera che pulirà le acque, da 5 anni fermo il cantiere per la rete fognaria antiscariche. Questo è un altro dei problemi che bisogna certamente affrontare. Siamo adesso alla prima pagina della Gazzetta del Sud. A Messina, scenari politici stravolti. Su 32 consiglieri, soltanto 19 sono rimasti nei gruppi in cui erano stati eletti. A distanza di quasi 2 anni dalle amministrative, nell'aula comunale è mutato tutto tra doppi e tripli cambi di casacca. Quindi praticamente c'è stata una trasmigrazione da un partito all'altro. Due foto sulla prima pagina, sempre della Gazzetta del Sud, migranti e giovani in Vaticano, i vescovi siciliani sono stati accolti dal Papa, i temi sono stati proprio quelli affrontati da Francesco. E poi a Cinisi, il casolare per il delitto, del delitto impastato, simbolo di impegno antimafia, è stato restaurato dalla Regione. Ci proiettiamo anche con i primi titoli, i titoli che vediamo sulla Gazzetta del Sud sui fatti nazionali. A Rafah si muore, ma forse arriva la tregua. Israele incalza mentre la diplomazia è in pressing. A Riyadh, Hamas, un'offerta ragionevole. Queste sono, diciamo, i grandi passi che si stanno facendo. La diplomazia si muove per aiutare e trovare un accordo. Prima di chiudere, un paio di notizie di calcio. Ci occupiamo ovviamente di Palermo per quanto riguarda la Serie B. Eccola qui la strigliata di Mignani: se qualcuno si adagia lo metto fuori squadra. Il messaggio chiaro dell'allenatore del Palermo, che sta ancora cercando la prima vittoria in campo proprio da quando è arrivato sulla panchina rosanero. In casa Catania invece, Catania ai playoff, una stagione nuova da affrontare con grinta. Il vicepresidente Grella non esclude l'ipotesi: stiamo valutando la possibilità di lavorare lontano dalla città. Domani la ripresa degli allenamenti in sede per preparare al meglio le 2 gare valide per gli ottavi di finale. Abbiamo parlato proprio di questo tema proprio ieri nel corso della nostra trasmissione Corner su Telecolor. Chiudiamo con il Messina, una riflessione prima delle scelte, silenzio conservativo in attesa degli incontri che saranno cruciali per il futuro. Ma intanto in Serie C slittano, come sappiamo, i playoff per il caso Taranto. Si comincia il 7 di maggio, il Catania giocherà la prima il 14 maggio. Non ci lasciate, fra pochissimo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, state con noi. Buongiorno Sicilia. Sicilia, è il momento della rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Allora, stamattina cominciamo con Avvenire, perché in prima pagina c'è questo titolo: assist per la tregua. Vediamo di cosa si tratta, di cosa nei particolari. Occhi su Hamas dopo la proposta per il cessate il fuoco su Gaza, ancora sotto attacco. Gli Stati Uniti al lavoro su due tavoli, una spinta dall'asse tra Israele e Arabia Saudita. Questo è, diciamo, il titolo principale per Avvenire, che poi invece ha una foto notizia: non trattateci come terroristi. Eccola qui, tra gli studenti accampati alla Columbia University di New York c'è un... Questi sono i filo-palestinesi. Quelli che protestano, no. Infatti. Poi c'è il caso Ariston, il governo chiede un passo indietro, ma chi resta ha paura. Ancora operativi 11 gruppi italiani. Siamo in Russia, dove praticamente il Putin ha annunciato che, insomma, farà assorbirà in qualche modo e ci la nazionalizza. Esattamente. Lavoro e sgravi, il decreto pronto, il bonus 13esimi a gennaio. Questo è quello che sta preparando il governo. Dalla
Avvenire. Adesso andiamo a leggere invece il Messaggero. Il bonus ai dipendenti con i figli. Meloni e i sindacati, a gennaio contributo di 100 euro sotto i 28.000 euro di reddito, e in Consiglio dei Ministri anche il pacchetto di fondi per le assunzioni. Da oggi c'è il via libera, al via libera nuovo 730, cioè la dichiarazione già pronta, già precompilata. Ancora auto elettriche, flop delle colonnine, in Europa ne servono 8 volte in più, quindi non siamo pronti per l'auto elettrica. I mutui casa più 7%, tornano le richieste di mutui, tornano le richieste, aumentano. Prestiti su, in attesa comunque del taglio dei tassi che dovrebbe arrivare perché prima o poi. A Gaza, tregua vicina, 40 giorni di stop e ostaggi tutti liberi. Questi sarebbero i termini della possibile intesa. Esattamente, c'è una trattativa serrata, Blinken in pressing su Hamas, Borrell invece i paesi dell'Unione Europea vogliono lo Stato palestinese. E poi c'è l'orgoglio di Favino in questa fotonotizia, sarà giudice a Cannes, l'attore romano nella giuria alla Croisette. Quindi diciamo che per lui è un motivo di vanto, un grande vanto, ma anche per la nostra Italia. Adesso siamo su Repubblica, un'Europa diseguale, titola, verso le elezioni. Secondo il rapporto del Censis sull'Unione Europea, l'impoverimento dovuto alle varie crisi premia astensionismo e populisti. È il caso dell'Italia, il 49% non si fida dell'Europarlamento. E poi ancora fermiamo la destra con non difende gli ideali comuni, sta a parlare Michel. Poi ancora beffa nel decreto primo maggio, i 100 euro arrivano solo nel 2025 perché abbiamo visto che partiranno a gennaio. Questo glielo chiederemo fra poco ai sindacati che saranno i nostri ospiti fra pochi minuti, quindi dobbiamo chiarire bene questa cosa dei 100 euro. Poi in Medio Oriente, leggiamo ancora, ore decisive per la tregua e anche per gli ostaggi, Blinken dipende tutto da Hamas. La guerra in Ucraina, l'Italia dà a Kiev in segreto i missili a lungo raggio. Questo è quello che scrive stamattina Repubblica. I missili Storm Shadow sono un'arma straordinaria. Regno Unito, Francia e Italia forniscono queste armi per essere utilizzate nella guerra in Ucraina. Sono le parole di Grant Shapps, che è il ministro della difesa britannico, che forse involontariamente ha rivelato, diciamo, quanto in Italia si ignorava, diciamo così. E dopo la posta di Putin, caso Ariston, Roma contro Mosca, ritiri la confisca. Poi un'altra notizia che riguarda però Depardieu, nuove accuse di molestia, adesso lo aspetta il processo. E c'è l'imbarazzo della RAI, non sapevamo di Di Mare malato, questa è la risposta dei vertici attuali chiaramente della RAI. Poi ancora la prima pagina della Stampa, tredicesime, il bonus è sparito, Meloni 100 euro a gennaio per i redditi sotto i 28.000 euro, due anni di sgravi del 120% per chi assume. Questo sono in sintesi, diciamo, i contenuti di questo provvedimento che dovrebbe essere licenziato dal Consiglio dei Ministri. Intanto ne abbiamo parlato ieri, sulla scheda scrivete Giorgia, era stato l'invito della Premier, Giorgia sulla scheda c'è il via libera del Viminale perché si possa poi considerare valido il voto. C'è una fotonotizia con quello che è il pensiero di un grande della TV come Chiambretti, dice la TV è vecchia, queste sono le sue parole, bisogna trasformare la televisione. Poi ancora, stavolta andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, c'è una corsa per chiudere le liste alle europee, l'idea sulla scheda Vannacci, detto il generale, così magari non ci si può sbagliare nell'indicare la preferenza. A Gaza, la spinta per la tregua. Gli Stati Uniti o Hamas accetti l'intesa, il cessate il fuoco in cambio di 33 ostaggi. Blinken si trova a Riyadh e c'è il ruolo importante dei sauditi, ma intanto ci sono nuovi attacchi a Rafah, decine le vittime, ci sono anche dei bambini. Il caso Ariston, lite Italia-Mosca, ha convocato l'ambasciatore russo in Italia. E ancora fotonotizia con Di Mare la malattia, la RAI, non sapevamo la nota dell'azienda dopo le parole del giornalista. Andiamo avanti ancora con
le prime pagine. Stavolta leggiamo il Fatto Quotidiano. DL primo maggio, sussidi ai padroni, dilaga il lavoro nero e minorile. Questa è l'accusa, il governo dà altri soldi alle imprese, ma che lavoratori, poi ancora insiste. Attenzione a quello che è il titolo principale, Santanchè, il figlio fu imputato e prescritto, richiesta di giudizio, 3 anni in mano al GIP sulla vicenda Versilia, udienza mai fissata. Nel 2017 l'intestatario della casa con gli abusi finì nei guai, la dirigente senza permessi, chiederemo che venga demolita. Questa è la rivelazione del Fatto Quotidiano. Siamo adesso invece sul Giornale. Incentivi a chi assume, 100 euro a lavoratori con figli, le misure per l'occupazione. La crisi in Medio Oriente, il mondo tifa per la tregua, le università per i terroristi, Gaza ora decisive, dai college degli Stati Uniti parte l'onda filo Hamas. Incredibile, eh? E poi lasciamo anche il Giornale, perché c'è il titolo stamattina di Libero, che è particolare, la vera festa del lavoro, bonus e sgravi oggi in Consiglio dei Ministri, in riferimento ai provvedimenti che il governo si appresta a varare. A gennaio 100 euro ai dipendenti con reddito non superiore a 28.000 euro e un figlio a carico, decreto coesione in arrivo, oltre 1 miliardo per chi assume. Sinistra in crisi di nervi per Scrivi Giorgio, il Viminale si può fare. E poi, fotonotizia, il generale sbeffeggia i compagni, la maglietta anti Vannacci è uno spot per Vannacci, lui indossa la maglietta per cui dice ignoralo e lui se l'è messa, l'ha indossata. Poi ancora, viva Goldrake, attenzione, ricordate, è un robot conservatore, la fenomenologia di un cartoon, siamo andati indietro, ma indietro di tantissimi, tantissimi anni. Restiamo ancora sulle prime pagine di questa mattina e leggiamo il Manifesto, ultima chiamata, il titolo eloquente accompagnato da questa foto che è davvero drammatica. Ore decisive per la trattativa sugli ostaggi, ma Hamas vuole garanzie sulla tregua, Rafah si muore anche in attesa dell'attacco, 30 civili uccisi, Netanyahu ora teme il mandato d'arresto dell'AIA e chiede aiuto, lo scrive stamattina il Messaggero. Prima pagina adesso per La Verità, che torna sui vaccini per il Covid. AstraZeneca confessa i danni e Londra risarcisce le vittime, mentre qui le richieste si infrangono sulla burocrazia. La casa farmaceutica, che un anno fa negava con decisione, ammette in tribunale che il suo preparato contro il Covid può causare trombosi grazie alla manleva, paga lo Stato, che finora ha già rimborsato 163 cittadini. Ancora, le fatture inguaiano il suo assessore, ma Emiliano è in fuga dall'antimafia. L'ex PM non vuole rendere conto del blitz con De Caro a causa della sorella del boss. Abbiamo ancora il tempo per leggere qualche prima pagina. C'è ad esempio quella del Tempo, che come sempre ha dei titoli particolari. A parte prove di tregua, ma l'accordo rischia di saltare, il nodo sul futuro di Netanyahu. Eccolo qui il titolo scelto stamattina, la roulette russa, l'assalto di Putin all'Italia per incassare 300 miliardi, confiscate altre 21 aziende farnesina, intervenga l'Unione Europea. E poi c'è un'intervista a Marco Tarquinio, il PD e la guerra, dialogo con Conte e la sinistra divisa in pari da Meloni. Queste sono le indicazioni che arrivano. Il titolo adesso dell'Osservatore Romano, bellezza e fragilità, nell'arte il rifugio che libera il mondo ferito da violenza, egoismo e discriminazione. Il Papa a Venezia richiama la vocazione della città a essere segno di fraternità e di cura della casa comune. Come sempre, diciamo, sull'Osservatore Romano ci sono delle profonde riflessioni. Abbiamo il tempo per leggere anche il titolo principale della Nazione, bonus e sgravi, la manovra del lavoro, oggi in Consiglio dei Ministri, le misure per sostenere l'occupazione di giovani e donne, sconti anche fiscali ai neoassunti per 2 anni, nelle tredicesime del 2025, indennità di 100 euro ai redditi fino a 28.000 euro e alla famiglia monogenitoriale, autonomia ci bagarra comunque alla
telecamere. E poi la foto, notizia che riguarda Depardieu, arrestato e poi rilasciato dopo le accuse di molestie, ancora Me Too, questo Me Too è il titolo scelto. Questa... è stato di fermo, mi pare. È stato, qua scrivono che è stato rilasciato dopo le accuse di molestie, adesso ci sarà comunque il processo. E poi diciamo che per il momento ci possiamo fermare qui per i titoli delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Certo, tra pochissimo la Coldiretti ci illustrerà il piano d'azione che richiede contro la siccità. State con noi, un'occhiata al tempo e poi toccherà di nuovo ai nostri ospiti. Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole prevalente al mattino sulla nostra penisola, poi nuovi fenomeni sopraggiungeranno tra pomeriggio e sera a partire dal nord-ovest e dalle due isole maggiori. Come dicevo, infatti, sarà un avvio di giornata nel complesso discreta sulla Sicilia, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Poi aumenterà la variabilità con aumento della copertura nuvolosa nelle ore pomeridiane e nuovi fenomeni sparsi verso sera. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 28-29 gradi. Nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà a tratti instabile con fenomeni sparsi localmente anche a carattere temporalesco e in particolar modo sui settori interni a ridosso dei rilievi. Non mancheranno comunque pause asciutte e anche qualche timida schiarita. I venti soffieranno sostenuti con mari in prevalenza mossi e specie al largo. Dettagli maggiori ed approfondimenti soprattutto in vista appunto del 1° di maggio sull'app di Trebi Meteo. Racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Siamo tornati in diretta, c'è con noi Andrea Passanisi che è il presidente della Coldiretti di Catania, benvenuto. Oggi la Coldiretti fa una serie di mobilitazioni, di che si tratta? Assolutamente sì, oggi è una giornata straordinaria perché organizzeremo nel pomeriggio un incontro con i soci, prevediamo un incontro con oltre 50.000 soci dove ci sarà un confronto, dove ci sarà si aprirà un dialogo costruttivo, tratteremo dei problemi che attanagliano la Sicilia, celebreremo gli 80 anni della storia della nostra organizzazione. Per Bacco, 80 anni. Assolutamente sì. Ripercorrendo 50.000 persone è tantissimo. 50.000 persone sono tante, ovviamente distribuite per tutta la regione, quindi certo. Sono assemblee provinciali coordinate da Roma, perché abbiamo l'evento è straordinario perché sono un insieme di assemblee nazionali. E qual è l'obiettivo? Tratteremo non solo quindi degli 80 anni di Coldiretti, ma percorreremo la storia, le origini, la visione, e quindi onoreremo anche la visione, la lungimiranza del nostro padre fondatore Bonomi, che diede seguito, sì, certo, negli anni 50 alla più grande riforma agraria del dopoguerra. Parleremo di strategie, di prospettive imminenti, e ovviamente daremo anche seguito ad alcuni appuntamenti che abbiamo avuto nelle scorse settimane, come l'incontro, come la mobilitazione al Brennero, che ha visto la partecipazione di oltre 3.000 soci. Noi dalla Sicilia eravamo oltre un centinaio, abbiamo toccato con mano quel che succede al valico del Brennero, chiederemo riforma. Qual è il problema? Il problema, no, il valico del Brennero è un nodo, è un anello di congiunzione di tanti camion che entrano. Ecco. Noi abbiamo perso il conto in 3 giorni, abbiamo perso il conto di quanti camion, ovviamente con la supervisione dell'ICQRF, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, di camion che abbiamo controllato e abbiamo visto che tante cose non vanno, abbiamo visto cose orribili, abbiamo visto tanti prodotti lattiero-caseari con una tracciabilità in chiaroscuro che entra in Italia e diventano
poi italiani. Ecco, quello che noi chiediamo, infatti da due settimane che abbiamo iniziato con la raccolta firme, con la speranza ma certa di raggiungere oltre 1 milione di firme, quello che chiediamo è la revisione ovviamente del codice doganale e l'abrogazione della norma che permette ai prodotti che vengono dall'estero, da paesi terzi o paesi europei, entrando in Italia con la trasformazione diventano italiani, e noi questo non lo accettiamo, non è ammissibile. E come dovrebbe essere invece secondo Coldiretti? Noi definiamo un prodotto italiano un prodotto, un risultato di una filiera esclusivamente italiana, quindi un prodotto che nasce in Italia, viene trasformato in Italia ed è italiano. Ecco, noi non accettiamo questa norma perché è incomprensibile, non solo può minare anche quelle che sono le sorti della filiera agroalimentare italiana. Per chiarezza, in realtà attualmente che consente di dire che è italiano quella che è l'ultima lavorazione. Beh, in questo caso vediamo dei prosciutti, prosciutti possono entrare, magari seguono un processo di alte pressioni o di trasformazione, quel prosciutto che viene dal Belgio, viene dall'estero in generale, poi diventa italiano. Per questo per noi non è ammissibile. Ecco, quindi, però c'è anche in Sicilia importantissimo il problema della siccità. Assolutamente. Allora, noi abbiamo la regione Sicilia che ha organizzato una task force, ha chiesto anche, come dire, provvedimenti nazionali proprio per questo problema, con uno stato d'emergenza. Voi che giudizio date? Beh, il giudizio è questo, che noi non possiamo attendere tempi burocratici biblici. Noi è da oltre un anno che parliamo di cambiamento climatico. Da diversi mesi che parliamo di conseguenze di fenomeni meteorologici imprevedibili. Sono tanti mesi che stiamo vivendo una siccità incredibile, sono quasi un anno di periodo siccitoso che attanaglia l'agricoltura, che mette a dura prova l'agricoltore, l'allevatore e le sorti dell'agricoltura siciliana. Poi ci sono determinati comparti, ci sono tanti comparti che soffrono, determinati comparti che sono al tracollo. In questo caso la zootecnia e la cerealicoltura. Zootecnia, ecco, la siccità va a rovinare i raccolti, va a rovinare le colture, ovviamente di conseguenza gli animali non possono mangiare, ci ritroviamo anche assenza di foraggio ma o il foraggio a prezzi esorbitanti. Sono diversi mesi che cerchiamo di non solo di augurare ma di evidenziare quelli che sono i problemi. Ecco, quello che noi chiediamo alla pubblica amministrazione, alla politica, che dovrebbe avere un senso centrale, cioè l'agricoltura è storia e tradizione, è un settore primario assoluto per la Sicilia, e quindi quello che chiediamo non è tanto il seguito concreto, noi chiediamo una richiesta immediata, una fattibilità immediata, è quello che sta mancando negli ultimi mesi, perché poi il problema è sì, c'è un asse governo-stato, ma il problema è che si parla, si promettono tanti milioni di euro, ma il problema è che gli allevatori, gli agricoltori stanno vedendo ben poco. Poi voi vi occupate anche un altro tema, un altro problema che riguarda forse meno noto, la fauna selvatica. È meno noto perché dipende dalle zone. Noi stiamo ricevendo negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, tante segnalazioni di agricoltori che ritrovano la mattina i propri terreni distrutti dai cinghiali. La fauna selvatica a livello nazionale c'è una norma e il problema è che questa norma deve essere portata avanti dalla regione. È da tanto tempo che chiediamo alla regione un seguito affinché venga attuata la norma, perché ribadisco c'è una norma nazionale e la norma nazionale prevede che è le regioni in generale che devono attuare la norma. Il fatto è che abbiamo chiesto anche questo e abbiamo ricevuto poche risposte, questo è un grandissimo problema. Ecco, molto importante. Tanto lei è una lo abbiamo già detto altre volte, ma fa piacere dirlo, perché coltiva cose apparentemente strane. Coltivo tropicale, ma faccio agricoltura, e questa è la cosa più bella del mondo, è stata una scelta. Però coltiva mango e frutti avocado, tropicali. Coltivo questa frutti tropicali, sono 17-18 anni che ormai... La conferma che tante cose stanno cambiando, ci sono zone più vocate rispetto ad altre, quello che dico sempre, ma lo dico anche ai giovani, l'importante è seguire la vocazione del territorio, perché la vocazione del territorio ti porta a fare
tante belle cose, ma soprattutto buone con il minimo sforzo. Beh, lei ha avuto una bella intuizione, perché visto il cambiamento climatico ha subito capito. Effettivamente sì, ma già per quanto è vero che il cambiamento climatico si tocca un po' meno in questo periodo, devo dire onestamente il cambiamento climatico sta portando grossi problemi a tutti i settori. Già il clima è un po' più mite, più equilibrato, e poi è una zona dove è prevalentemente umida perché le precipitazioni sono altissime. Già è uno dei comuni più piovosi del meridione. Quindi oggi assemblea dappertutto? Oggi assemblea dappertutto, oggi da noi a Catania l'assemblea provinciale sarà organizzata alle 18 presso le ciminiere, ci sarà un confronto con i soci, un confronto, come accennavo, costruttivo, dove cercheremo, evidenzieremo quelle che sono, quella che è la strada, la traccia per un prossimo imminente futuro. Il prossimo imminente futuro è dare una risposta concreta al comparto, che in questo, ai vari comparti che in questo momento stanno soffrendo. Ma l'ultima domanda che le faccio, lei è stato chiarissimo, ha esposto tutti i temi, ma la regione che deve fare secondo voi? Beh, la regione, guardi, la regione si Sicilia, parla, siciliana. La regione quello che deve fare è una programmazione. Ora sono state fatte diverse attività sulla questione Simeto per cercare di recuperare l'acqua, cercare di... Il problema è che noi la Sicilia ha una vocazione prettamente agricola, storia e tradizione, l'abbiamo evidenziato. Se tu non programmi in anticipo, poi dare un seguito concreto o trovare una soluzione dietro l'angolo diventa complicato. Noi ci siamo stancati dei tavoli e ci siamo stancati anche dell'iter burocratico che è infinito, questo non lo possiamo accettare, non lo accettano, sì. Non lo accettano il comparto, perché al comparto, agli agricoltori, bisogna dare una risposta immediata. Bene, allora fateci sapere, noi vi seguiremo. Grazie Andrea Passanisi, presidente Coldiretti di Catania. Facciamo una breve pausa, tra poco ci saranno anche i sindacati e poi parleremo anche di musica, comusi, che non vuol dire soltanto come stai, come va, ma vuol dire coesione musicale italiana. Fra pochissimo, buongiorno Sicilia, grazie ancora. Sicilia, abbiamo con noi i sindacati, i rappresentanti siciliani, Giuseppe D'Aquila che è segretario confederale della CGIL, Salvo Bonaventura, rappresentante della UIL di Catania, e in collegamento Maurizio Attanasio che è segretario provinciale della CISL di Catania. E siete le persone giuste al momento giusto, domani è il 1° maggio, la festa dei lavoratori. Sono due cose che vorremmo chiarire insieme con voi. Prima di tutto, se voi siete stati convocati o non siete stati convocati a Roma dal governo, sì, no, all'ultimo minuto, oggi. Seconda cosa, ovviamente, i dettagli di ciò che propone il governo, in particolare il bonus sulle tredicesime, se c'è, non c'è e così via. Chi vuole cominciare? D'Aquila. Sì, da questo punto di vista non abbiamo una convocazione ufficiale da parte del governo, e comunque non c'è un confronto con il governo, è una cosa che abbiamo criticato. Da tempo chiediamo un confronto dinamico, ma a 360 gradi, su tutti i temi che attanagliano il mondo del lavoro, dalle imprese alle lavoratrici e lavoratori. Su questo il confronto vero non c'è stato. Dall'altro lato vediamo che il governo sta puntando a provvedimenti drastici, a partire dall'autonomia differenziata, per la quale siamo in lotta contro una legge sbagliata che rischia sostanzialmente di generare delle condizioni assolutamente migliori per alcune regioni del nord e rischia di far cadere nel baratro definitivamente le regioni già povere di suo del chissà sud. Bene, sarà meglio, chissà, così starà assolutamente peggio. Sì, dagli investimenti, ma ad esempio diritti essenziali come la sanità, il diritto all'istruzione, non saranno più diritti universali, avremo enormi disparità nel paese, e queste sono tutte cose che, per quanto riguarda proprio la vigilia del 1° maggio, sono cose che noi non possiamo accettare. Per questo abbiamo una serie di battaglie che sono
una continua battaglia di civiltà. Il primo maggio non può essere soltanto celebrativo, certo, o la festa del lavoro intesa in quanto tale. Buonaventura, leggiamo sul giornale stamattina, abbiamo appena letto su quei temi, titoli grossi così: sgravi per chi assume giovani, donne e al sud. Sì, è vero, nel senso che il governo proprio alla vigilia del primo maggio ha presentato delle idee, delle proposte, come dire, alle organizzazioni sindacali, tra cui questi sgravi per quanto riguarda le donne e i giovani e i famosi 100 euro che però parebbe che i lavoratori se li ritroverebbero nel 2025. 2025, certo. Cioè non adesso. Non adesso, ma nel 2025. Che è un'indennità di 100 euro con i lavoratori a reddito fino a 28.000 euro. Fino a 28.000 euro. Con un figlio a carico, giusto? Sì, grosso modo non è ancora definita. Vabbè. Un confronto con le organizzazioni è quello che si legge sulla comunque stampa. Comunque la confermate, è questo quello che vi risulta? Questo è quello che hanno proposto e che stanno suggerendo. È una misura che voi considerate positiva? Guardi, per noi la misura che consideriamo positiva è mettere al centro tutti i temi che sono quelli là del lavoro, non riuscire a sbarcare il lunario. Noi ci ritroviamo in Sicilia, nel sud, con una condizione di una nuova povertà. Proprio in questi giorni è stato pubblicato dall'Istat il rapporto BES, dove proprio il divario, collegandomi anche a quello che diceva il collega, il divario tra nord e sud, il divario tra i territori è in continuo aumento, dove la condizione di povertà, ma di una nuova povertà che non è quella dei senza tetto, che non è la povertà di chi manca il lavoro, ma è la povertà, una nuova povertà di chi il lavoro ce l'ha e non riesce a sbarcare il lunario, perché con l'aumento dei prezzi, l'aumento del costo della vita, pur avendo un lavoro non riesce a pagare bollette e a mantenere la propria famiglia. Vorrei che intervenisse anche Attanasio, che è in collegamento con noi, lui rappresenta la SISL. Altri due temi che poi sono strettamente collegati, insomma, sono: uno è un regime fiscale sostitutivo delle tredicesime e il disegno di legge sulla coesione, che riscrive le regole per gli oltre 40 miliardi di fondi europei. Che notizie ci sono? Che conferme ci dà? Io intanto vorrei partire da un presupposto, perché abbiamo vedute diverse rispetto a quello che il governo sta mettendo in atto. Sicuramente, se questi provvedimenti che saranno varati oggi dal Consiglio dei Ministri venissero assommati a quello che già è stato il taglio al cuneo fiscale, come già i lavoratori sono accorti di avere più soldi in busta paga quest'anno, si ritroverebbero ad avere dal 1 gennaio, perché è chiaro che questa fase dovrebbe rientrare nella manovra finanziaria del 2024 e quindi poterli godere nel 2025, significa che il governo nazionale un po' sta seguendo le indicazioni che le organizzazioni sindacali confederali hanno assegnato a questo governo. Sulle due questioni che lei pone, le dico semplicemente: il confronto che noi abbiamo chiesto al governo nazionale deve diventare più stretto, deve diventare sempre più stringente, perché i temi sono fondamentali per la crescita complessiva del Paese. Abbiamo vedute diverse sui vari atteggiamenti che tiene il governo e, come ben sapete, abbiamo avuto anche, mentre i colleghi hanno scioperato, la CISL ha manifestato per proprio spingere il governo a confrontarsi con le parti sindacali sui temi che riguardano sia l'economia differenziata, ma non tanto un no netto, ma semmai entrare nel vivo della discussione e vedere come, a partire dai LEPS, che sono i vecchi LEA e quindi i livelli assistenziali, diciamo, che vengono dati ai cittadini, alle persone anziane, ai pensionati, per continuare poi al tema della sanità e quant'altro. Perché vorrei ricordare, noi non è che siamo contrari all'economia differenziata, tout court, siamo contrari a una forma che prevede una penalizzazione della regione. Però c'è anche da dire una cosa: sicuramente, se cercassimo su Google Autostrade d'Italia, Irlanda, Autostrade d'Italia, nel 2013 la Sicilia, che era d'obiettivo 1 ad esempio, non riuscì a spendere tutti i fondi della programmazione comunitaria. I residui fondi, ingenti risorse, sono state destinate all'Irlanda
per costruirne poi le autostrade, perché anch'essa era obiettivo 1, e infatti le hanno chiamate Autostrade d'Italia in onore al finanziamento che noi abbiamo perso. Quindi qui significa invece vedere effettivamente il ruolo della nostra politica, il ruolo di chi ci governa, la capacità di chi ci governa nel programmare e spendere le risorse comunitarie. La interrompo provvisoriamente, naturalmente poi parlerà dopo. Ultimamente voi siete un po', come dire, non voglio mettere il dito nella piaga, però vediamo che più frequentemente CGIL e UIL stanno insieme e un po' a parte CISL. Che succede? Come mai? Noi abbiamo una posizione molto chiara, poi tutte e tre le organizzazioni sindacali, siamo le organizzazioni sindacali che rappresentano più lavoratori in questo paese, e quindi è legittimo avere una diversificazione. Per quello che ci riguarda, noi non ci accontentiamo della domanda che ci fa il governo, abbiamo pensato di fare questo e vi diamo i 100 euro per, siete d'accordo o non siete d'accordo? Noi pensiamo che il confronto voglia dire capacità di proposta, di relazione, convincersi per una condizione migliore di tutto il mondo del lavoro, e questo oggettivamente non c'è stato. Quindi il governo propone una cosa, io devo avere anche la possibilità e la capacità di rivendicarne altre. Questo è un principio fondamentale della democrazia. Lo stesso vale nella divergenza che abbiamo sull'autonomia differenziata, che abbiamo sentito un minuto fa con valutazioni un po' diverse. I dati, certo, lo diceva Salvo Bonaventura prima, i dati sono chiari, evidenti, cristallini. Noi ci troviamo già adesso di fronte a enormi disparità nel paese. Noi abbiamo tutta una serie di proposte in termini di avanzamento di investimenti, di capacità di investimento, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, e devono poter trainare l'economia del paese e non viceversa. Il rischio che corriamo, fino a ieri abbiamo fatto un'iniziativa sotto la prefettura, continueremo senza sosta insieme alla UIL, il 20 siamo stati in Piazza Roma, il 25 maggio saremo a Napoli, contro un disegno di legge che secondo noi sarà molto penalizzante rispetto soprattutto alle regioni del Mezzogiorno. Questo lo diceva prima. Bonaventura, quindi le manifestazioni del 1° maggio saranno unitarie oppure no? La manifestazione del 1° maggio è ovviamente unitaria. Abbiamo magari una visione, una strategia diversa, però quello che volevo dire è che non è Bonaventura della UIL che fa delle critiche. Voglio dire, il Sole 24 Ore, proprio giorno 24, ha pubblicato una indagine sulla propria testata giornalistica, che non è certamente vicina al mondo sindacale, ma Confindustria più che altro, un rapporto dove l'Italia su 30 paesi della comunità europea è al 27° posto rispetto al rapporto qualità vita, cioè lavoro e vita. Quindi non sono ma c'è un'indagine fatta, un'analisi fatta anche da testate autorevoli come quella del Sole 24 Ore, dove pone l'Italia a fanalino di coda, ponendo al centro, e proprio la giornata del 1° maggio, la qualità del lavoro, la qualità della vita e il Monte Ore per quanto riguarda settimanale dei lavoratori. Però quello che io mi pongo proprio alla vigilia del 1° maggio e alla vigilia delle elezioni per il Parlamento europeo, non sarebbe il caso di ritornare a parlare dei temi veri, di un paese reale, rispetto a una condizione autoreferenziale di una politica che si incensa? Tradotto cosa vuol dire? Cosa dovrebbe... Ma è tradotto che, glielo dico, c'è un certo generale che potrebbe essere candidato, che pone il tema dei ragazzi disabili. Ora io mi porrei la domanda, anziché di metterli in una stanza a parte, separati da altri ragazzi, mi porrei la domanda se le famiglie che possiedono dei ragazzi disabili o dei bambini disabili hanno al loro fianco uno Stato che li supporta da un punto di vista dei servizi, da un punto di vista economico. Quindi mi metterei al centro del ragionamento, della campagna elettorale, i temi veri di una società dove il lavoratore è costretto purtroppo a fare anche doppi lavori, un lavoro magari messo in regola, un lavoro magari in nero per sbaccare il lunario per mantenere la propria famiglia. Questi sono i temi veri e il quotidiano per quanto riguarda il lavoratore, non
essere incensati sì. con i famosi 100 euro che non risolverebbero secondo me il problema, anche se certamente non li rifiutiamo. Attanasio, vorrei che intervenisse su un altro argomento che è strettamente legato a quello di cui stiamo parlando, che è la questione degli incidenti sul lavoro, dei morti sul lavoro. Noi li raccontiamo purtroppo quasi tutti i giorni, ci sono dati che sono impressionanti, perché se consideriamo 1041 le morti bianche in 12 mesi, significa tre morti al giorno, una situazione impressionante, Attanasio, non le pare? Guardi, lei faceva prima la domanda rispetto se saremo insieme il primo maggio, e naturalmente saremo insieme il primo maggio. Bene. E uno dei temi che ci unisce è proprio questa lotta nei confronti di un fenomeno che sembra non avere fine. Purtroppo se ne parla 2-3 giorni, cioè dopo l'incidente, dopo il decesso di quei lavoratori che anziché di vivere per, come dire, di lavoro, muoiono nel lavoro. Noi abbiamo bisogno di stare più vicino al governo, e il governo deve ascoltare le organizzazioni sindacali nel riformulare normative astringenti su questo tema. Basta come dire, fare formazione per qualche ora ai lavoratori e poi lavarsene la coscienza. Mm-hmm. Occorre un percorso ben identificato, a partire dalla formazione scolastica, continuando poi all'interno del sistema lavoro, perché occorre anche una cultura del lavoro. Molto spesso accadono fatalità, forse per la troppa fretta, l'insicurezza magari di quelle attività che viene svolta, e perché magari non è stato ben adeguatamente formato quel personale. Quindi abbiamo bisogno di un confronto continuo e serrato con il governo, e uno dei temi di domani sarà proprio questo, la lotta diciamo, a questo fenomeno che purtroppo sembra non avere termine. Ringraziamo voi per dare continuità giornalmente a questo fenomeno, e fate bene, dovete continuare a tenere accesi i riflettori su questo tema, fin quando non sarà lo stesso governo, ma anche chi governa a livello regionale, a potenziare in primis gli ispettorati del lavoro e gli enti competenti al controllo, e poi questa formazione che manca e a macchia di leopardo è lasciata sostanzialmente alla buona volontà degli istituti scolastici o di qualche ente, ma noi pensiamo invece che già dall'età scolastica i lavoratori, le lavoratrici e i lavoratori debbano avere una formazione, una cultura della prevenzione del rischio nei luoghi del lavoro. Si è capito. Allora adesso chiudete voi con una vostra ultima considerazione su questo e in generale sul tema del primo maggio. D'Aquila e Bonaventura. Questo, anche su questo, condividiamo molte cose, ma abbiamo anche la necessità, insomma, di agire diversamente. Noi ad esempio abbiamo avviato il referendum, 4 quesiti referendari, abbiamo avviato la raccolta firme il 25 aprile per presentare 4 referendum, 2 che si occupano squisitamente di lavoro e di licenziamenti facili. Uno di questi, ad esempio, si occupa della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi chiediamo, proprio per creare un'azione concreta, per determinare un'azione concreta, la corresponsione in solido in caso di infortunio sul lavoro dell'azienda committente. In questo, ad oggi la legge non prevede responsabilità per l'azienda committente, che spesso poi utilizza i famosi appalti a cascata di somministrazione e quant'altro, dove poi alla fine nessuno ha una responsabilità e ci troviamo di fronte a uno scaricabarili. Le azioni che metteremo in campo a 360 gradi, lo faremo come CGL, CISL e UIL, ripeto, con opinioni anche diverse su alcuni temi, ma l'unità d'azione è fondamentale per gestire, a partire dal primo maggio, ripeto, una battaglia di civiltà e non solo celebrativi. I temi sono tanti e saremo insieme. Ma io, allora, il primo maggio è sicuramente una giornata di riflessione. Io inviterei tutti in questa giornata, appunto, di riflessione a cogliere questa giornata. E quello che mi auspico è una capacità di ascolto maggiore da parte della politica, che metta al centro
proprio sia della campagna elettorale che stanno, a cui si stanno accingendo a fare, i temi del lavoro e quelli della pace, che sono poi gli slogan di questa giornata del primo maggio che abbiamo scelto come CGIL CISL UIL. Col G7 presenteranno le organizzazioni sindacali le priorità per quanto riguarda il mondo sindacale, il mondo del lavoro. E quindi l'impressione che io ho, e che rimando alla politica, è che ci sia attualmente una condizione della politica che preferisce non scegliere, non fare scelte importanti, strategiche, strutturali rispetto a un paese che di fatto si divide ancora di più, c'è un divario ancora di più tra nord e sud. Su una cosa invece ci siamo avvicinati al nord, direttore, sull'aspetto della povertà. Le assicuro che il dato della Caritas di Milano con la Caritas di Catania o di Palermo sono gli stessi, cioè sono aumentati in questo paese i poveri. Quindi rispetto alle indagini che ci sono aspetti positivi, io non sono sicuramente per buttare tutto, ci sono alcuni aspetti positivi in questi ultimi anni, ma certo che invece gli aspetti negativi sono aumentati ancora di più, tra cui quello principalmente dell'aumento della povertà. Ci fermiamo qui provvisoriamente, domani vi seguiremo per le vostre manifestazioni, naturalmente grazie a Giuseppe D'Aquila della CGIL, Salvo Bonaventura della UIL e in collegamento a Maurizio Attanasio della CISL di Catania. Facciamo una breve pausa, poi musica. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, siamo con Giuseppe Stazzeri, discografico, e parliamo di Comusì. Noi siciliani sappiamo benissimo che Comusì si dice dopo che uno ha detto ciao, dice Comusì come stai, no? E invece è diverso qua. E qui è diventato un acronimo di coesione musicale siciliana. Ah, però. Ecco. Coesione musicale siciliana, che è una sua idea naturalmente. È una mia idea, sì, che nasce da qualcosa che mancava nella musica, e proprio era questa parola, la coesione. Visto che negli anni tutto un po' è cambiato, no? Prima ci ricordiamo il disco, poi il CD, l'audiocassetta, ora siamo sullo streaming. La musica è continuata ad andare avanti, ma si sono persi dei punti di riferimento, e poi si sono persi anche dei punti di riferimento della musica siciliana, intesa come evoluzione della Sicilia, come la ricordano un po' tutti, oppure forse un po' come ci hanno anche insegnato a vederla nei film, no? Che in realtà non corrisponde alla realtà. Ancora noi pensiamo, qualcuno pensa ancora che c'è il carrettino soltanto qui in Sicilia, o la donna col velo nero. Ecco, noi stiamo cercando proprio di unificare e far conoscere le nuove generazioni della musica siciliana. Ma esiste ancora una identità musicale siciliana? Cioè, visto che la cercate, coesione musicale siciliana. Ma no, la coesione in realtà non sta su un'identità vera e propria, perché chiaramente la musica siciliana prende anche tante inflessioni musicali in qualche maniera, quindi noi possiamo trovare anche artisti che cantano, non lo so, un esempio, bossa nova, la musica bossa nova, ma con il testo siciliano. Ecco, questo è il bello anche della nostra cultura. Magari le nostre dominazioni in qualche maniera hanno lasciato un po' un qualcosa che sposa tanti generi musicali. Nella coesione in qualche maniera noi non diamo un senso di appartenenza come genere musicale, ma con cosa l'artista sta cercando di portare avanti e far conoscere anche al pubblico. Come ben sapete, la comunicazione oggi si è un po' diramata, e quindi in questo caso ho pensato anche di aiutare, cioè di unire questi artisti in un'unica coesione, anche rappresentandosi l'un l'altro e dando modo anche al pubblico di farsi conoscere. Quindi sarete molto presenti online? Siamo presenti da poco online, ma chiaramente tutti i follower, chiamiamoli così, degli artisti stanno riuscendo anche a conoscere ulteriori artisti. Questo sta creando, diciamo, una tavola con tanti prodotti da poter uno conoscere. E quindi il sito è comusì.it, tanto per non sbagliare. Volevo dire un'ultima cosa che mi incuriosisce. L'impressione è che in realtà poi anche da noi stia dilagando il neomelodico, eh?
Questo è un problema, nel senso sono due atteggiamenti e due culture diverse. Questo è un problema che abbiamo riscontrato anche su Spotify, perché Spotify ha un algoritmo molto particolare che riconosce all'ascoltatore quello che potrebbe piacere. Qualche tempo fa, proprio su una conversazione di Spotify, ho spiegato che gli artisti siciliani non hanno una vera e propria playlist editoriale. Loro mi dicevano, ma gli artisti siciliani alcune volte entrano in quella partenopea. Io ho spiegato che in effetti sono due atteggiamenti e due culture diverse. Infatti abbiamo anche creato una petizione per sensibilizzare Spotify e dire la musica siciliana e la sua evoluzione ha poco a che vedere con quella partenopea. Non c'è nessuna critica, ognuno può amare la musica che preferisce. Poi la musica è bella perché la musica è bella, unisce anche quando è differente. Esattamente, no? Poi ognuno di noi fa della propria musica, ne ha la sua cultura, il suo piacere ad ascoltarla. Però è giusto anche che chi vorrebbe ascoltare la musica siciliana venga proposta la giusta musica in giusto, questo senso. È una sorta di promozione che mancava. Manca da un bel po', anche perché chi ha fatto radio, soprattutto in Sicilia, sappiamo che la musica sembrerebbe essersi fermata negli anni 90, ma in realtà non è così. Ancora oggi c'è una fucina di artisti che ci rappresenta in tutta l'Italia e non deve essere la nostra lingua uno stop. Ci insegnano benissimo i napoletani, che ultimamente hanno portato anche, come sapete benissimo, Sanremo, la canzone napoletana, perché non la musica siciliana? Anche la musica siciliana è piena di cultura, è piena di storia. Qui si tratta di, come dire, rigenerare questo presso i più giovani, oppure? Assolutamente sì, anche questo, perché i giovani, anche con le loro sonorità, ecco perché dicevamo non bloccarci. Noi all'interno di Comusigia abbiamo artisti che fanno anche jazz, che fanno pop, ma che fanno anche rap, perché comunque è aperta a tutte le generazioni. È bello, e il nostro desiderio sarebbe proprio quello di trasportare questa cultura ai giovani. Molte volte io mi rendo conto invece quasi come se il siciliano fosse un qualcosa che diventa volgare, quasi un volgare, ma in realtà non lo è. Beh, ci mancherebbe, perché no? Complimenti, quindi. Grazie. Giuseppe Sazzeri, Comusì, ricordatevi comusì.it e in bocca al lupo per la diffusione e la promozione della coesione musicale siciliana. Adesso è il momento del nostro almanacco. Oggi 30 aprile ricorre la Giornata Internazionale del Jazz, introdotta dall'UNESCO nel novembre 2011 con lo scopo di riconoscere il valore di questo genere musicale e la sua capacità di unire le persone in tutto il mondo. Questo genere, nato dall'incrocio di culture diverse, è diventato un simbolo di pace e dialogo interculturale. Curiosità del giorno. Secondo uno studio dell'American College of Sports Medicine, una persona nella sua vita percorre circa 120.000 chilometri, il che equivale a fare 3 volte il giro dell'equatore. Questo calcolo si basa su una vita media di 80 anni, con una media giornaliera di passi di 5.000 passi, ovvero 4 chilometri al giorno. E ricordate, ogni passo conta, non solo quelli fatti per andare al lavoro o per fare la spesa, ma anche quelli accumulati muovendosi semplicemente in casa. Questa stima si applica agli americani, che sono tra le popolazioni più obese al mondo, è quindi probabile che un europeo possa percorrere ancora più chilometri nella sua vita. Che dire, siete pronti a fare il giro del mondo? Dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Oggi questo detto è spesso associato alla politica e usato per descrivere chi non prende mai posizioni nette, ma la sua origine è ben diversa. Il lavoro del bottaio consisteva nel fabbricare e riparare barili e botti per costruirne uno perfetto. Il bottaio doveva essere abile nel bilanciare l'azione del martello, colpiva il cerchio di ferro per stringerlo attorno al barile e contemporaneamente doveva dare qualche colpo alle doghe di legno per assicurarsi che rimanessero ben salde. Questo delicato equilibrio era essenziale. Col tempo questa espressione ha trovato nuova vita nel linguaggio comune, dove è diventata sinonimo della capacità di sapersi destreggiare tra due estremi. Ah.
Abbiamo parlato poco fa di coesione musicale siciliana e sicuramente il nostro Marco Amato ha qualcosa in serbo in proposito, vero Marco? Buona giornata e buon caffè. Non sbagli affatto, buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buongiorno. Allora, dicevamo, i siciliani, tu vuoi parlarci di un siciliano che nella musica, come dire, è un grande, no? Assolutamente sì, un siciliano che seguo da quando cantava di essere nato sul danzando sul naso del mondo. Sto parlando appunto di Mario Venuti, catanese di origine, assolutamente scorpione nella sua essenza, grandissima capacità di reinventarsi e di affrontare temi alquanto forti con una leggerezza e una poesia notevolissima. È il suo undicesimo lavoro che esce proprio in questi giorni, che si chiama Tra la carne e il cielo, ed è proprio questo concetto così molto passionale del nostro Mario siciliano che mi ha appassionato moltissimo e che lo fa aderire tanto al suo segno zodiacale, lo scorpione appunto, lo scorpione che entra nelle viscere, lo scorpione segno d'acqua, segno delicato alquanto ma allo stesso tempo incredibilmente viscerale, tutto nella sua poetica canora riconduce a questa vibrazione, a questa intensità fortissima. Tra i suoi pezzi assolutamente più belli, come l'inizio che è Fortuna, ma anche Magneti, è stato nell'EP assolutamente interessantissimo. Auguro quindi a Mario, come esponente della musica siciliana, di avere sempre quella qualità che lo contraddistingue e di essere sempre uno dei nostri cantautori più dotati, preferiti e amati. Allora vi racconto un po' del cielo e sì, vi racconto bene, che oggi bene. Entra in Ariete. Ieri Venere era in Toro, oggi Marte in Ariete. Sembra che le stelle e lo zodiaco mettono i pianeti al loro posto perché sono le loro sedi naturali. Quindi cosa succede nello zodiaco? Se la Venere in Toro ha gestito benissimo gli interessi dei segni di terra e di acqua, ora tocca a Marte gestire bene gli interessi dei fuoco e degli aria. Nello zodiaco si sente una nuova energia, è la fase della primavera attiva. Questo è l'ultimo giorno di aprile che salutiamo e che ci introduce a un maggio che sarà pieno di novità che mi piacerà raccontarvi giorno per giorno. E detto questo, cari amici, vi saluto e vi auguro una splendida giornata. Grazie anche a te, buon caffè, naturalmente con la consueta dose di invidia, naturalmente, perché lui c'ha il caffè e noi no. Allora, andiamo indietro nel tempo, ma non tantissimo. 30 aprile del 45, il suicidio nel bunker di Berlino di Adolf Hitler e della moglie Eva Braun, dopo che lui aveva combinato tutti i disastri che sappiamo, l'ultimo dei quali la Seconda Guerra Mondiale. 7 anni dopo, 30 aprile 1952, un'altra storia legata alla Seconda Guerra Mondiale emerge per insegnarci il valore della memoria. Il diario di Anna Frank, la stiamo vedendo, viene pubblicato in lingua inglese. Questo libro, divenuto un best seller mondiale, racconta la vita di una giovane ragazza ebrea nascosta con la sua famiglia ad Amsterdam durante l'occupazione nazista. E passiamo al 30 aprile del 75, giorno in cui le truppe nord-vietnamite entrano a Saigon, segnando la fine della guerra in Vietnam. E non possiamo dimenticare di rendere omaggio ad una leggenda del cinema, Sergio Leone, il padre del genere spaghetti western, scomparso il 30 aprile dell'89. Tra i suoi capolavori ricordiamo Il buono, il brutto e il cattivo e C'era una volta il West. Allora, siamo alla tecnologia. 30 aprile del 93, eccolo qua, nasce il World Wide Web, la rete mondiale. Comincia così la nuova epoca, quella che noi stiamo vivendo. La rete di internet è gratuita, è accessibile a tutti e ha aperto l'era dell'informazione digitale che conosciamo e che viviamo. 2012, la Freedom Tower, ora nota come One World Trade Center, diventa l'edificio più alto di New York, superando l'Empire State Building, che lo era ridiventato dopo l'attentato terroristico del 2001 alle Torri Gemelle. Allora, l'avete sentito in sottofondo, la sua voce inconfondibile è quella di Max Gazzè,
che lancia il brano Ti sembra normale, giusto il 30 aprile come oggi, ma del 2016. Fa parte del suo album Maximilian, ha ottenuto un grande successo radiofonico. Nel 2020 questa canzone è stata riconosciuta come uno dei 45 brani più belli della musica italiana nell'evento radiofonico I Love My Radio. Con questo vi salutiamo, vi auguriamo buon primo maggio. Noi ci rivediamo giovedì, ma naturalmente già alle 13.30 ci rivediamo con il telegiornale. Max Gatè, mi sembra normale. Buongiorno Sicilia.